Elezioni in Spagna, commenti in Europa e nell'America Latina. La penisola iberica è un po' il cardine, potremmo dire, di questi due continenti. Ebbene, ha vinto, come sapete, da tanti commenti che sono stati già fatti, ha vinto Sanchez. Per i socialisti sono i vincitori di questa elezione. Ed hanno, si dice, una tentazione addirittura di formare da soli il nuovo governo, un governo monocolore. Ma ci sono molte difficoltà. La stabilità e nello stesso tempo la soluzione del problema della Catalogna sono molto lontani. Noi ci siamo rivolti alla bella firma del quotidiano L'Avvenire, che ha seguito con grande attenzione gli sviluppi di questa consultazione. E questa bella firma è quella di Lucia Crapuzzi, che è una delle migliori interpreti di quello che è la politica, la cultura sudamericana e anche del nostro continente. E quindi la prima domanda che vi ho posto è rivolta a lei che è ai nostri microfoni. Sicuramente. Il governo spagnolo, la vittoria del Fronte Socialista in Spagna era annunciata nei sondaggi. Sánchez aveva nelle ultime settimane la maggioranza. Si tratta però di una vittoria comunque del Partito Socialista che resta la forza maggioritaria rispetto alle altre, ma con un 29% dei consensi non raggiunge la maggioranza assoluta del Parlamento. Nonostante questo, Sánchez ha anticipato l'intenzione di voler governare da solo, chiedendo un appoggio esterno a Podemos, l'altra forza della sinistra, però sinistra radicale, e l'appoggio esterno dei partiti nazionalisti non indipendentisti. In qualche modo Sánchez vorrebbe ripetere la formula che ha utilizzato negli ultimi mesi, negli ultimi 10 mesi di governo di minoranza. Bisogna capire però se effettivamente questa via potrà essere percorsa. Non dimentichiamo che appunto il governo di Sánchez, il governo di minoranza, dopo 10 mesi è stato appunto costretto a sciogliere le Camere proprio per la defezione dei partiti catalanisti. Riuscirà questa volta a mantenere una maggioranza stabile? Questa è la grande incognita che verrà sciolta però solo dopo le elezioni europee, anche perché prima di allora nessun partito si dimostrerebbe favorevole a un'alleanza per non perdere i propri consensi. Quindi ancora è come se la campagna elettorale in realtà non fosse finita e andasse avanti fino alle elezioni europee. Dopo, a partire da quella data, si potrà vedere se veramente Sánchez manterrà l'intenzione del governo monocolore o comincerà a formare un'alleanza. Ha detto Sanchez in una dichiarazione molto molto chiara. Ecco, il risultato è la dimostrazione che sconfiggere la reazione è possibile. Ecco, che cosa voleva dire Sanchez con questa espressione? Nelle ultime settimane di campagna Sánchez ha fatto appello più volte al voto utile per sconfiggere l'estrema destra. Va presentata stavolta, un inedito nella storia spagnola, da appunto il partito Vox, un partito ultranazionalista, sovranista, antieuropeista, anti-immigrazione.
Questo partito ha rappresentato una novità, la Spagna finora era l'unico paese in Europa che non aveva una forza sovranista importante. Vox ha ottenuto a queste elezioni il 10%, che è sicuramente un risultato importante, ma molto inferiore rispetto alle attese, quindi Vox non ha avuto l'exploit. Proprio grazie a questa strategia di Sanchez di chiamare al voto utile, chiamare tutte le forze, tutti gli elettori che non si riconoscevano e che volevano fermare quella che viene chiamata appunto la Marea Nera, un partito di ispirazione neofranchista, per appunto fare fronte comune contro l'emergere di Vox. E questa strategia in effetti ha dato un certo risultato. Certo, Vox è entrato in Parlamento con 24 seggi, però allo stesso tempo non ha avuto il boom che si prevedeva. L'ultima domanda. In premessa vi ho parlato dell'Europa e sul filo della dichiarazione di Sanchez ti chiedo, ecco, questo risultato, come dice Sanchez, è un risultato per l'Europa e il prossimo governo spagnolo, come dire, intensificherà le sue relazioni con Bruxelles. Sicuramente è un segnale importante che la Spagna resta un bastione europeista. Tutta la campagna elettorale di Sanchez, essendo incentrata contro Vox, contro le forze sovraniste, ha fatto appello ai valori europei della Spagna. La penisola iberica, Spagna e Portogallo, resta un bastione mediterraneo importante legato a Bruxelles. Questo sicuramente ha rincuorato l'Unione Europea alla vigilia di queste elezioni. D'altra parte, Sanchez ha cercato già negli ultimi 10 mesi del governo di riprendere una certa protagonismo in Europa. Lo si è visto nel guidare lo fronte europeo che ha riconosciuto Juan Guaidó nella crisi venezuelana, ma lo si è visto in una serie di dossier che hanno visto un crescente protagonismo spagnolo. Alcuni pensano anche a detrimento dell'Italia, che in questo momento ha una posizione un po' più complessa con Bruxelles.